Buonasera gentili telespettatori da parte di Cristina Gregori e benvenuti al nostro telegiornale della sera TG Spazio Marche. Apriamo il nostro TG con la notizia del momento, una notizia che sta tenendo in fibrillazione l'intera comunità di Chiaravalle in provincia di Ancona, dove da qualche tempo in un condominio di Via della Repubblica 187 accadono strani fenomeni, inspiegabili ed inquietanti per chi abita in quel palazzo. Non si sa chi o che cosa possa causare tutto ciò, ma il fatto è che i condomini non possono più far finta di nulla. Noi di TG Spazio Marche abbiamo mandato degli inviati speciali nella cittadina marchigiana per cercare di far luce sull'intricato mistero. Ascoltiamo che cosa hanno scoperto. Linea aliene. Grosso mistero a Chiaravalle. Al terzo piano del condominio in Via della Repubblica 187 accadono strani fenomeni. È lì, in quel pianerottolo del terzo piano, che tutte le notti e spesso anche di giorno si sentono strani, anzi stranissimi rumori. Porte che sbattono. Voci misteriose. Fumi che escono da sotto le porte. Ticchettii sui muri. Un pianoforte che suona. Perché? Qual è la ragione? Che sta succedendo in quel pianerottolo del terzo piano? Spendo! Qual è il grosso mistero che sconvolge le notti e turba gli animi dei condomini del terzo piano di Via della Repubblica numero 187? Come mai, se in uno dei tre appartamenti da anni e anni non abita più nessuno, ma proprio nessuno, si sentono tutti quegli strani rumori? Sembra che di notte, in quell'appartamento del terzo piano, si facciano delle sedute spiritiche. E che con queste sedute siano ritornati dal passato dei personaggi famosi. Si dice che qualcuno abbia visto aggirarsi in quel condominio personaggi come Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Giuseppe Garibaldi, Napoleone Bonaparte, Camillo Benso, Conte di Cavour e persino Maria Montessori. Quale sarà mai il mistero del terzo piano del condominio in Via della Repubblica 187? Che diavolo sta succedendo? Andiamo a chiederlo in giro. E voi cosa sapete di Via della Repubblica 187? Ho sentito dire, c'è qualche presenza, Suonano i sembra pianoforti. qualcuno parla di fantasma, ma non lo so. Non so se è vero, comunque sono contenta di non viverci. Ragazze, cosa ne sapete del mistero di Via della Repubblica 187? Niente. Boh, non lo so, cos'è? No, non ho mai sentito niente. Beh, mi dicono che da lì si sentono degli strani rumori. Buonasera, signora che mangia la pizza. Lei cosa ne sa del mistero del terzo piano? Niente. Oddio, qualcosa ho saputo. Piatti rotti, hanno tirato sedie, ma per resto, niente. Giovanissimo macellaio, che cosa ne sa lei di questo mistero? Niente. A posto. Salve, giovanissima signorina, cosa ne sa lei del mistero del terzo piano? Ma ho sentito dire qualcosa di apparizioni, rumori di passi, però non sono ben informata. Scusate, signorine, sapete qualcosa del mistero di Chiaravalle? Noi sappiamo niente. Ci scusi, signor pizzaiolo, sa qualcosa del mistero? Sì, ho sentito strani rumori, non so. Scusi, signor passante col cagnolino, lei sa qualcosa del terzo piano? Terzo piano? Non lo so, non so niente. Salve, bellissima coppia di innamorati. Sapete niente del mistero del terzo piano? No, io no, perché non esco mai. Lei, signore? No, io non so niente perché non, io lavoro, non mi piace essere ticcanaso. E lei, signor Ottolino della pasticceria Pasquini, sa qualcosa del mistero del terzo piano? Qui al bar se ne sente parlare, molto, però non mi è capitato mai di vederlo, questo fantasma. Da Chiaravalle è tutto, linea allo studio.